ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolapita. Oggi è il penultimo video e io e Sam mi stavo pensando cos'è che possiamo fare che non abbiamo ancora mai fatto in palestra. Perché avete visto i Raw Edits, avete visto i Gym Edits, avete visto un po' di motivazionali, vi ho fatto dei voiceover, ho fatto vedere un pochino di tutto, ma non abbiamo mai fatto i massimali. Ho notato che un commento che mi viene spesso: quanto alzi di panche, quanto fai di questo o quest'altro. E in realtà non ho mai portato i massimali perché per due motivi principali. Il primo è che ti devi preparare anche mentalmente ad alzare un peso abbastanza alto che non hai mai alzato prima, e semplicemente se stai seguendo una routine non è una cosa migliore da fare se vuoi testare i tuoi massimali sempre in costanza. Ovviamente ogni tanto è una buona idea perché almeno riesci a vedere se stai progredendo. L'ultima volta che avevo testato il massimale di panca era addirittura a Manchester, quindi un anno e mezzo fa. Non mi ricordo quanto avevo alzato, ma adesso metto la clip qua. Quindi cos'erano? 105-110 kg, non mi ricordo. Oggi proverò a migliorarmi sulla panca piana. E seconda cosa, con i massimali bisogna stare attenti perché è lì che vi infortunate. Un sacco di gente si infortuna, vi tira qualcosa perché state spingendo il vostro corpo al massimo. Quindi, cosa fare per prepararsi al meglio? Per prima cosa volete consumare tanta acqua, almeno 1,5 litri, ma anche 2 litri prima di andare in palestra, perché se siete idratati non andrete al massimo. Proprio ci sta diversa ricerca scientifica che lo dimostra. Quindi mi raccomando, ricordatevi di bere. Seconda cosa, mangiate un pasto pre-workout, magari mezz'ora o anche un'oretta prima dell'allenamento. Mi sono fatto del tonno in scatola per avere delle proteine e avevo anche un po' di sushi rimasto a casa. Mi farò questi 5 pezzi di sushi qua. Questo dovrebbe apportare, col riso bianco, un po' di carboidrati abbastanza semplici, abbastanza veloci, e anche una pesca qua per un poco di micronutrienti, un po' di frutta. Se avessi della verdura o del mais non sarebbe male da abbinare. E poi mi sono fatto qua un bicchiere di latte scremato, semplicemente per averci un po' di calcio, e il latte in generale fa bene, soprattutto per la palestra e la crescita muscolare e la sintesi proteica. Quindi fatemi un piccolo pasto, non vi riempie troppo, però che colpisca proteine, carboidrati e un pochino di grassi. E altra cosa molto importante, questa è probabilmente la cosa più importante, è il sonno, è quante ore dormite a notte. Proprio questo è ripetutamente fatto vedere nella ricerca scientifica che è la cosa che influisce più di tutti sulla nostra performance, sia fisica che mentale. Quindi provate a dormire, direi, dalle 7 alle 9 ore. Ovviamente alcuni di voi magari dormono di meno e ce la fate comunque. La cosa però che mi ha fatto un pochino riflettere quando leggevo questa ricerca è che la gente che dorme di meno in realtà nemmeno percepisce il fatto che sta dormendo di meno. Comunque potrebbe aver influito negativamente sulla performance mentale e fisica. Quindi quella è una cosa importante: dormite dalle 7 alle 9 ore al giorno. Se vi allenate intensamente il vostro corpo vi dice di dormire di più, dovete provare a dormire di più. Io stesso faccio difficoltà. Anche quando stavo a Manchester dormivo 5-6 ore a notte, che non è per niente buono, né per la performance, né per la crescita muscolare, né per niente. Quindi quella è una cosa importante. Se volete testare i massimali, provate a dormire abbastanza. Stasera io penso che ho dormito 7-8 ore, vediamo come va. Penso di essere abbastanza fresco, speriamo bene. E come ultimo suggerimento, la caffeina, ragazzi. Caffeina aumenta la performance, quindi soprattutto per un massimale, per un peak performance, se dovete fare qualsiasi cosa che vi porta al limite, vi consiglio di fare 300-400 mg di caffeina, quello proprio andate al massimo. Ovviamente se siete un pochino intolleranti, non avete costruito una barriera di tolleranza con la caffeina, consumate uno scoop di pre-workout, consumatevi uno o due espressi, queste cose qua. Noi ci abbiamo il MyPre 2.0 di MyProtein, gusto fruit punch, che è una bomba. Vi farò uno scoop o uno scoop e mezzo. E niente, speriamo che mi basti. Io farò panca piana e testerò il mio one rep max, quindi il mio massimale di una ripetizione su panca piana. E invece Sammy farà i dumbbells. Yeah! Quindi farà incline dumbbell press massimale di una ripetizione. Let's get it! Guardate che colore questo fruit punch! Una bomba, non vedo l'ora. E poi ultima cosa, ovviamente, vestiti belli, fashionable, maglietta lunga, eccetera eccetera, così quando fate un super massimale tutti non se l'aspettano, mi stanno per casa. Wow. E come ultime cose, non ci dimentichiamo qua il liquid choke di MyProtein. Questo aiuta un sacco con la presa sul bilanciere, quindi quando faccio panca piana, soprattutto massimale, lo consiglio, costa niente veramente, quindi andatelo a prendere se fa per voi. E l'altra cosa che mi chiedete in tutti, la musica che ascoltiamo, io sento Future House. Vi sto dando tutti i segreti, cazzo. Tutti i segreti delle super performance. Best Future House Mix 2018 Volume 1. Questa è una bomba, e anche questo Old School, una bomba se volete andare al massimo. Krunks è uno dei DJ migliori, secondo me. Vai, che ne fai due.
mi servirà. Ciao, che hai? Massimale di Gigi. Pazzesco. Stia per attaccare le cose. Massimale nuovo, no, abbiamo fatto, avevo fatto 110 kg, l'avevo già fatto a Manchester, pensavo di poter riuscire 107.5 e quindi ho deciso di saltarlo e di fare direttamente un 50 al lato, però come avete visto mi sono mancazzato per un po' e ci riproveremo fra un po'. Stato, abbiamo testato il massimale che è buono, che ho ripetuto quello di prima, ho saltato un 2.5 al lato, penso l'avrei colpito. Dai, da qua, vediamo nel prossimo magari 2-3 mesi se riesco a colpire 50 al lato. Are we rolling? Hello.
raga, siamo qua da Juicy Avenue, siamo venuti a mangiare, spero che riusciate a sentire che c'è una musica bella forte. Comunque, mi ero preparato un discorso tipo non importa, non ce l'ho fatta a fare il mio massimale, la prossima volta ce la faccio. In realtà, riguardando il video, avevo fatto 105 di eco il massimale, avevo poi provato 110 e avevo fallito. Invece stavolta ho fatto 110 abbastanza facilmente, però avevo pensato che c'ero riuscito, invece non c'ero riuscito. Quindi ho battuto comunque il mio PR sulla panca, 110 kg, e invece di fare 115, che penso ce l'avrei potuta fare, ho deciso di saltare e fare 120, che ho fallito come avete visto. Proprio se vedi il video in discesa è troppo rapido, non lo stavo controllando e quindi non ce l'ho fatta a tornare sopra. Però in realtà ho battuto il mio massimale di panca, quindi sto facendo dei progressi. Mi ero preparato tutto un discorso, cazzo, non è, invece ce l'ho fatta. Quindi tutti i tips che vi ho dato adesso, i consigli che vi ho dato nel testo del video, funzionano, e vi consiglierei ogni 2, 3, 4 mesi magari di testare il vostro massimale di una ripetizione o di 3 ripetizioni o di 5 ripetizioni per essere sicuri di star provvedendo. In realtà sono contentissimo, cavolo, e anche Sammy ha battuto il suo PR. Ha fatto 27,5 kg di manubri. Sì, e poi ho fallito i 30, purtroppo. E ha fallito i 30, però ce la stava quasi facendo, se vedete bene il video. Stava almeno a metà e stava quasi sopra, ma penso che proprio mentalmente non ci è riuscito. Sì. Comunque, cosa voglio dire con questo video? Voglio farvi capire che la vostra mente controlla tanto, ma che ogni 2-3 mesi voi dovreste star progredendo, e i massimali sono un buon modo per vedere se state effettivamente progredendo o no. La cosa importante è che non dovete farvi male. Avete visto tutte le serie di riscaldamento che ho fatto? Quello è per evitare, perché i massimali è proprio una di quelle cose, soprattutto se state in restrizione calorica, deficit calorico, mantenimento, non state mangiando in un surplus, tutte le articolazioni, le cose, siete molto più a rischio di infortuni, quindi state veramente molto attenti. Detto questo, io sono fucking felicissimo, mi ha cambiato la giornata, stavo proprio adesso cercando il video, ho battuto il mio PR sulla panca piana, 120 kg non ci sono riuscito, ma arriverà molto presto. E niente, penso che finiamo qua il video? Sì, dai. Oggi ragazzi è tutto, lo so che magari volevate che continuavamo, ma siamo stanchi morti, proprio il massimale ci ha distrutti anche per tutto l'allenamento, e quindi pensiamo di editare adesso il video, spero che riusciate a sentirmi con la musica. Detto questo, mi raccomando, lasciateci un like per il mio nuovo massimale, commentate qua sotto il vostro massimale di panca o quello che volete raggiungere nel prossimo anno, che quando scrivete gli obiettivi la ricerca scientifica mostra che siete molto più proni ad ottenerli, quindi 50-60% più di probabilità se scrivete giù i vostri obiettivi. Quindi fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani. Grazie mille, a domani.